Receiver, a very good throw by number 12, Marianne Gimak. I will apologize with our Sweden fans and friends if my pronunciation is not good, but it's my first time with a Sweden surname. Buon inizio della Svezia, ancora un lancio, Danilo Pinsino stacca la flag del ricevitore, il numero 3 Veronica Blom, per un secondo down e poche yard sulle 50. Simone Mingoli poi ci farà dei commenti tecnici a secondo di quello che andiamo vedendo. Stiamo per giocare un terzo e una per il primo down. Third down and 1 yard to gain for the 50 yards line. Sweden offense. Setting a tight formation. Snap under the center. Run is the option. Good tackle, good flag of Danilo Pinsino on the number 14, Sabina Riederberg. Una buona corsa permette alla Svezia di prendere un primo down, un paio di yard, ma quelle necessarie per una nuova serie d'attacco. Insomma, Simone, si comincia sul serio, le ragazze nostre alla seconda. Sì, noi in questa partita ci giochiamo potenzialmente il quarto posto in questa Coppa del Mondo, quindi dobbiamo assolutamente tenere duro. In questa situazione era chiaro che avrebbero cercato una realizzazione breve, perché dovevano prendere un primo down e garantirselo, giocavano un terzo tentativo. Adesso hanno appena fatto un passaggio incompleto, quindi avranno un secondo tentativo e lungo, cercheranno una soluzione probabilmente a media distanza. Sembrano abbastanza compatte nei loro schemi, anche se le abbiamo viste sbagliare ogni tanto in fase di realizzazione. Insomma, sarà una partita bella tirata. Vediamo, vediamo. After an incomplete, under pressure, we will have probably again first down. We have a flag in the field. The officials are discussing actually with the Italy team. So probably the penalty will be against Sweden. Yes. And the penalty is declined. So okay, illegal use of hands, still second against, and now we will have a second down because Italy declined the penalty. So Sweden in the offense, a kind of spread with two receivers on the left. Italia in difesa contro un attacco spread, il lancio che risulta un incompleto, bene per le ragazze in maglia azzurra, sarà un terzo. Incomplete pass, Sweden will be third down for goal line. Sweden yellow jersey, they are going showing a spread. Whistle on the field, so probably is an offense or a full start. Che dici, Simone? Beh, questa è la situazione, è la tipica situazione che un quarterback nel flag football detesta, un terzo down è lunghissimo per riuscire ad arrivare all'end zone dell'avversario. Probabilmente adesso dovranno sbracciare un po', tentare una giocata in profondità, difficilmente riescono, stiamo a guardare. Ok, now Sweden quarterback under pressure, a good sack by Natalia Cardopalumbo. The leader rusher in the Italian national team. Now we will see a fourth down and goal for Sweden team. Very good pressure and the rollout on the right side of the Sweden offense. Cannot give to Sweden and again. So next time will be more than 30 yards to goal line. Gonna play a fourth down. Beh, sicuramente una buona pressione delle nostre. Natalia Cardopalumbo ha fatto un ottimo lavoro, giocano un quarto e lungo, adesso devono inventarsi qualcosa. È un trick play, doppio passaggio. Vediamo che succede, il quarterback ha ripreso il pallone dopo averlo ricevuto
dal suo ricevitore, ma non va oltre 10 yard dalla metà campo. Ma sì, quando ci si trova in queste situazioni di quarto down è lunghissimo, le soluzioni sono due: o attaccare il fondo direttamente, o se come in questo caso il quarterback non è in grado di coprire l'intera distanza fra lo snap, tra la linea di scrimmage e l'end zone, tentare un trick play come è avvenuto in questo caso, che però sono sempre comunque di difficile realizzazione. Poi alla fine è abbastanza facile da tenere sotto controllo. So no gain for Mariani Gimag after the trick play. Now Italy in offense, a good throw to Federico Alessi from Kalinas Groy, stopped by number 11 on the Sweden team, Emily Hammarback, and now will be a second down and 12 yards to gain the middle line. Well, Italy, they have to demonstrate they are able to recover after this morning loss against Austria. Carolina Sgroi is going to throw the ball again, was for number 12, Botti. Incomplete pass, so no gain on this down, will be next third down and almost 10 yards for Italy to gain the midline and a new down series, Sweden on defense. Beh, insomma, le ragazze si vede che sono intense, insomma, anche la velocità con cui mettono la palla in gioco è abbastanza significativa, no? Ma sì, quello che abbiamo assistito adesso è stata una cosa molto interessante, la velocità di esecuzione di Carolina Sgroi, che è la nostra quarterback, che ha preso lo snap in shotgun, ha lasciato senza cucitura. Ecco, questo è un tipo di lancio abbastanza difficile da fare, soprattutto quando si ha la pressione di un blitzer così vicino. Ricordiamo che nel flag football il blitzer parte dalle 7 yard e arriva, diciamo, a tutta velocità passando attraverso un corridoio che è libero per regolamento, no? E tra il punto in cui parte il blitzer e il punto dello snap. Quindi deve anche fare in fretta. Deve fare in fretta e soprattutto non può avere nessuno che la blocca, quindi con la pressione sul quarterback è molto grande. Carolina è riuscita a fare un bel lancio nonostante il drop. Infatti. Bene, no gain on the last down. Now we're playing a fourth down. Great in the hands of Federico Alessi for a touchdown. Italy touchdown for the Facts. The first 6 points on the scoreboard in this tournament. A very good throw from Carolina Sgroi, the quarterback, to Federico Alessi, the wide receiver, on a fade, on a vertical route, on the right side of the field. Now Italy is leading 6-0, and they're going to play the try conversion, 1 point conversion after touchdown, the PAT. Probably a Sweden team was surprised about this route. Carolina Sgroi again on throw. She's throwing and she got the wide receiver right in the middle of the end zone. So now the score is 7-0. Italy is leading this game. The ball will be Sweden from the 5 yards line for the middle line. Ottimo lavoro delle ragazze. Ottimo lavoro. Gran touchdown di Federica Alessi. Sola sulla fascia. Sì, è stata un po' dimenticata probabilmente a causa della formazione difensiva della Svezia, che era in realtà una one man under, un solo uomo a coprire il fondo, che ha preso giustamente la prima traccia lunga a uscire, sulla destra una traccia a sviluppo lento che era in realtà una vertical, poi è stata un po' dimenticata. Ottima la presa, abbastanza sicura, che è stata portata direttamente in zone, e fantastica lettura di Carolina anche sulla trasformazione, che ha trovato in mezzo ai quattro corridoi. Come spesso si fa sulle trasformazioni, le difese si dividono, diciamo, le zone in quattro parti, in quattro aree. Lei è stata brava a colpire tra le aree una square in che entrava dalla sinistra, molto molto brava. Bene, ottimo. Now is second down with Sweden on the offense on a 5 yards line. First down was an incomplete pass. Now the quarterback is throwing long pass. It's a long pass on the middle of the field, a kind of vertical route for number 14, Sabina Rydberg. But the ball is incomplete, no catch on this down, so we will have a new third down from the 5 yards line. Sweden team on the offense. Coach Degrassi is screaming something to his athletes. Ready for the snap. Now, quarterback right in the middle, and a good intervention by number 84 on the Italy team, Giulia Meozzi. The team where she plays is Leone Udine, northeast of Italy, and very good coverage, no completion on this down,
So we will have actually a four down for the midfield. Okay, good throw right in the middle for number 27 on the Sweden roster, Nadia Westerlund. She got the ball, but she wasn't able to make the first down again, so we will have Italy on the offense now. The tendency is really good for the girls in blue. They are going to play the first down on the offense on their side. Sweden on defense. Ottima copertura, ragazze, molto intensa e precisa. Sì, stiamo veramente mettendo sotto pressione l'attacco della Svezia, che è più volte costretta a forzare la mano, a sbagliare tanto, e dall'altra parte in attacco invece stiamo gestendo con parsimonia e intelligenza, prendendo le nostre mezze distanze a botte di 7-8 yard, quelle che ci servono per guadagnare il primo down e condursi facilmente il gioco verso l'endzone. Adesso non dobbiamo avere fretta di cercare big play o forzare, diciamo, lanci profondi, ma controllare la partita, perché sono un po' in difficoltà. Bene, adesso le ragazze hanno mosso già la palla, hanno preso un secondo down, 12 yard circa. Carolina Sgroi tira una gran sassata al centro, dove la nostra Calypso Postonia non riesce a trattenere la palla, per cui giocheremo un terzo dopo questo incompleto. Però c'è tanta voglia, forse anche un po' troppo fretta, ma comunque bene, insomma, vediamo che le ragazze sono in grado di tenere botta a questa partita. Carolina sotto pressione, buono il tentativo di Federica Alessi di prendere la palla su questo square out, ma purtroppo la palla cade incompleta, per cui giocheremo un quarto down. Fourth down team Italy after a couple of attempts, incompletes both. Now we're gonna play a fourth down. Good coverage by Sweden, probably too much in the hurry for the Italian offense. Fake reverse, Carolina's growing on throw right in the middle, stopped by number 5. He hit the ball very well. Emma Jonsson covering in the deep field. Bene, purtroppo questo down d'attacco, anche se c'è una flag in campo, è stato forse un po' frettoloso per le ragazze in maglia azzurra di coach De Grassi e coach Zanardi. Comunque c'è una flag a terra, vediamo cosa deciderà la crew arbitrale. E forse vediamo i segnali, quanto pare è una penalità a carico della Svezia, si viene amministrata in questo momento, per cui si gioca, ritengo, un primo down, perché la penalità porta la palla oltre la linea delle 50, per cui l'Italia resta in attacco con un primo down. C'è stata una penalità contro la difesa, onestamente non abbiamo visto la segnalazione, perché l'arbitro ha girato dalla parte opposta. Un'interferenza difensiva? Ok, mi dice Simone Mingoli, probably pass interference on the defense. So first down for Team Italy, a shovel pass right in the middle. It's Carolina Sgroi giving the ball under the waist to the center, Botti, number 12, for a 10 yards gain that will move the ball up to the 15 yards, to the goal line for the second down. Bene, l'Italia è viva, ha avuto questa penalità a suo favore, per cui stiamo lì adesso, secondo e 15 circa per segnare. Sì, questa penalità ci ha aiutato molto a venire fuori da una situazione difficile. È interessante il fatto che con uno shovel pass siamo riusciti a guadagnare quasi 15 yard. Questo è un segno evidente che la difesa della Svezia è un po' in confusione, che non hanno ben chiare le assegnazioni. Bene. Si preoccupano molto di quello che può accadere e guardano, certo, poco, insomma, il pallone, sono poco attenti al pallone. E adesso il duo Sgroi Cicciu mette a segno un altro guadagno, altre 6 yard, muoviamo la palla, sarà un terzo down e gol. Good throw by Carolina Sgroi to Alessandra Cicciu, number 82. She's in motion right now for a third down. One more shovel again, and they score. Italy score another touchdown with number 12 Botti. For now, new 6 points on the board, and Italy is leading 13-0 on Sweden.
Buono, buono, le ragazze, insomma, buono il ritmo, anche l'uso della shovel, brave a svincolarsi in mezzo al traffico difensivo. Come ti dicevo, si stanno lasciando ingannare facilmente le svedesi, in questo momento sono un po' in confusione, se continueremo a mettere sotto pressione a livello difensivo l'attacco probabilmente perderà un po' di fiducia. Adesso l'importante sarebbe riuscire a realizzare questo punto, e purtroppo per un soffio non ce la facciamo, sarebbe stato una sicurezza in più per la parte rimanente della partita. Sicuro, no good, the point after touchdown for Team Italy, the throw by Carolina Sgroi was missed by Federica Alessi, and so Italy is still leading 13-0 in this first half of this second game for today. So now we will have Sweden team in yellow jersey on a first down from their side. Impossible to throw a really good pass for the Swedish quarterback, good coverage right in the middle, a good pressure by number 7 of Team Italy, so will be a second down. Actually, Italy is forcing a little bit more to put pressure on the quarterback, un po' di pressione alla nostra difesa, e il quarterback comincia ad avere qualche problema di tempo. Devo dire, una partita davvero impressionante di Giulia Meozzi, una delle poche ragazze italiane che compete in realtà nel campionato maschile, e anche lì è in grado di fare le sue giocate, si fa trovare sempre in posizione, un controllo del corpo davvero davvero impressionante, davvero impressionante. Bene, still second down, Sweden tricking, there is a flag, ok. Good, very good job by Natalia Cardo as well, pressing first the quarterback after the trick plays. It got the flag during the reverse, so really good attitude by the Italian defense. And now Sweden is going to suffer a little bit pressure by the home team, home in terms of hosting team for the World Championship. Sweden team is going to play a third down on the 4 yards line. Throw right in the middle. Oh wow, one more good coverage by the defense, Italian defense. Was a nice attempt by number 1, Josefina Kindolma, but the coverage was very good, so she dropped the ball and they're going to play a 4th down. Non male, devo dire, la difesa italiana veramente. Mamma mia, prima Caterina Bonini con una giocata che ha inchiodato la Svezia su un 3rd down, adesso ancora Giulia Meozzi, veramente impressionante. Sì, devo dire che sta facendo una partita difensiva in questo momento impeccabile, sì, puntualissima, precisa, cioè, coperture. Sì, Manfredi, cosa vedo? Vedo tanta rabbia dopo la partita con l'Austria, siamo usciti lì un po' a testa bassa, un po' sconsolati, adesso abbiamo ripreso un sacco fiducia e sinceramente, vedi sbagliano anche loro, non hanno, certo. non sono concentrate, capito? La Svezia è sotto pressione. La Svezia sta soffrendo la pressione. Sa che questa partita è importante anche per loro. Infatti, quindi diciamo se la stanno giocando al meglio che possono. Sì, adesso l'Italia torna in attacco, sarà un primo down, infruttuosi tentativi della Svezia nella precedente serie d'attacco, buona pressione difensiva, vediamo le ragazze all'attacco cosa tirano fuori. Con la condizione attuale della difesa italiana, la partita con un drive positivo potrebbe, non diciamo, non chiudersi qui, ma quasi andare sopra un'ipoteca, insomma. Infatti. Perché poi a quel punto si tratterebbe di controllare la partita, gestirla a livello difensivo, e quindi assolutamente entriamo per il 2-minute warning. Ok, we had Sweden offense under pressure, so they weren't able to make the first down. Now Italy has the ball, the offense, first down, Carolina Sgroi, but she was sacked. I cannot see if it's inside or outside the end zone. It's outside, so she was sacked on the 2 yards line. And Sweden is putting some pressure as well on the Italian team. It's probably actually the only way to make a hurry on our quarterback, and our quarterback now is going to call for the second down motion from the right side. Now roll out another shovel, but number 12 Botti on the Italian team was stopped after a 3 yards gain. So we are going to play a third down. Now we'll see what happened in the Italian offense, which selection and coach De Grassi is going to send on the field. Carolina is approaching the huddle.
they are making the huddle and choose the next play. Beh, insomma, adesso bisogna. Questo è un down della verità, no? Vediamo sì, se usciamo fuori da questo. La situazione è un po' complicata. Da questa palude. C'è un. Si decide di andare alla mano, ma non molto fruttuoso. Forse no. Una o due yard, una yard di guadagno su questa reverse sì, diciamo di Alessandra Cicciù. Diciamo che solitamente correre alla mano un terzo down è lungo, non è proprio una scelta solita. Forse Coach De Grassi preferiva era un'idea forse a sorpresa, no? Far correre il tempo oppure prendere a sorpresa l'avversario. Siamo nel 2 minute warning, quindi adesso il controllo è fondamentale, sarà fondamentale adesso che. Adesso vediamo anche di. Sì, scusami, volevo verificare se riusciamo a sapere il tempo dagli ufficiali di gara, così cerchiamo anche di capire da un punto di vista tattico quale può essere la selezione del prossimo round offensivo. C'è ancora da giocare un quarto down per l'Italia, c'è un time out. Now we have a time out on Italy side. We are asking the officials what about time left on a clock, and they're saying that we will have more 5 minutes for the first half. Five seconds. I'm sorry, I misunderstood what I was communicating. So we have a four down to play with Italy on the offense. 5 seconds left on the first half. I think actually Italy is missing something on this drive because they were too much in a hurry. Very short gains, running the ball, good defense on the Sweden team, very close coverage and no gains on the field. Now Italy is going to approach last 5 seconds and four down on the field. Quarto down, 5 secondi a giocare per metà campo. Vediamo qual è la selezione, motion di Federica Alessi, shift sul lato sinistro, ci abbiamo due ricevitori da un lato, sotto pressione, Carolina Sgroi scarica la palla a terra, però prende un colpo involontario più o meno dal rusher della Svezia. Sì, il colpo era sicuramente involontario, ma è arrivata col corpo fuori controllo. Sì, e, sì, insomma, è carambolata sopra. È finita addosso al nostro quarterback, però va bene. Non era durata 5 secondi, la palla sarebbe stata della Svezia per un paio di secondi, ma questa cosa ci porta a recuperare. Sì, questo ci dà qualche vantaggio. Tra l'altro 2 secondi a football sono un tempo in cui puoi fare anche tanta roba. Siamo fortunati, se possiamo così dire, l'Italia prende una penalità a vantaggio, continuerà a essere un quarto down, ci saranno un paio di secondi ancora sull'orologio e vediamo che succede. Penalty against Sweden, illegal touch on the quarterback, rushing the quarterback, so we will have another four down to play, still four down and a couple of seconds on the clock, Italy on the snap. And one more timeout called by Italian team. Probably Coach De Grassi saw something on the defense set by Team Sweden and he would like to change his tactic for next play. Probably this will be a kind of a Hail Mary pass because they can have a new first down, but there's no time to play more down, so make it or not. Probabilmente volevamo andare a colpire il profondo e invece la Svezia si è schierata in prevent, ha diviso il campo in 3 zone fonde probabilmente, ed è ancora così la difesa. Team Sweden is playing a kind of prevent defense, there are 3 on the deep and Karina Sgro is throwing the ball too late sack, and this is the end of the first half. Thanks to all of you to watch this first half. Now the first half is over. We will have a 5 minutes break for the second half, so we will be back really immediately. Il primo tempo finisce così con l'Italia in attacco che non finalizza. Carolina Sgroi perde un po' troppo tempo a lanciare la palla e quindi nulla di fatto, subiamo un sack di fatto ininfluente. Questo lascia il punteggio sul 13-0 per l'Italia, che poteva tentare un lancio dell'Ave Maria e cercare di segnare ancora una volta, non ci siamo riusciti, va bene così. Diciamo adesso che in queste situazioni poi
a volte è anche molto rischioso, nel senso stai controllando una partita, lanciare un pallone deep potrebbe rischiare anche un intercetto col ritorno, diciamo sono situazioni particolari in cui poi adesso mi sembra che noi riprenderemo il pallone. Sì, noi andiamo in attacco, per cui abbiamo questo piccolo quindi vantaggio. È stata una scelta di gestione quella di tenere la palla e cercare di controllare la partita in una fase successiva. Comunque stiamo andando bene, la difesa è sul pezzo, come la difesa è assolutamente sul pezzo, per cui possiamo ritenerci da un punto di vista italiano soddisfatti di quello che è successo fino adesso. Le ragazze hanno rotolato il generale, riposeranno un attimo per il secondo tempo che inizierà tra pochissimo. 13-0 il punteggio che vede in vantaggio l'Italia in questo momento, che dovrebbe andare al primo possesso nel secondo tempo. 13-0, Italy is leading this game versus Sweden. Next ball on the offense will be Italian ball. So now we will have a 2 minutes break and we will be back immediately to cover the second half of this game for the first day of the World Championship of American Flag Football from Grosseto. See you in a minute. Beh, comunque va bene, eh? In due linee. Ma tu va. Non è che io sono scelto. Ragazza, la palla. Palla. Come siamo usciti? Okay, we are screening the game. Yeah. So can you give the sign on my side? Okay. Because yes. I didn't catch a couple of penalties. I was just arranging. Okay. Another game, okay. You know? Yeah. I can see. Yeah. Sorry. Okay. Yeah. You might have to ask me. Yeah. Yeah. Okay, so the next. Yes. And okay. Sometimes you can give me the time lapse. Okay. So just to inform me, no clock. No. So. I know, clock is running, but just to have an idea of how much is yes, 10 minutes or 15, 10, 5. Yeah. Okay, open. No, è staccato perché il cavo l'ho staccato, ma siamo in onda. Nel senso che facciamo sto il trasloco adesso. Simo, io pronto. Siete contro luce. Eh? Siete contro sole. Che vuol dire? Ma si vede comunque. Si vede. Sì, è perché basso l'obiettivo. Sì, guardate Dex che come ha raccolto tipo il capo, delle bottiglie interne. Devi fare qualcosa. Tagliatelle, ce lo metti solo sopra e corri tutto. Sennò ti perdi. Eccoci qua per il secondo tempo, sta per cominciare l'Italia in attacco. Stanias in roll out, trova Alessandra Cicciu che riceve e viene poi fermata dal difensore svedese. Un ottimo risultato per l'inizio, Emma Svensson. Non si fa trovare impreparata, ma il guadagno comunque è notevole. Sono almeno 10 yard su questo tentativo dell'Italia, che giocherà adesso un secondo e 10-11 yard per la linea di centrocampo. Bene, si ricomincia veloci. Second down, Italy. A good throw before of Carolina Sgroi. She is giving the ball again, a shovel pass to number 12, Botti. She run the ball. Less or more 5-6 yards gain, so we will have a third down and 5 yards to have a new first down on the midline of this field. So Italy is trying to take advantage of the first possession in this second half. Questa non è una posizione molto gradita per un terzo down, di solito si chiude il primo down appena dopo la linea di centrocampo, che è una cosa che si cerca sempre di evitare.
nel caso specifico, perché si preferisce cominciare con un primo down, diciamo 5, 6, 7 yard dopo la linea di centrocampo. Nel caso specifico abbiamo un problema in più adesso, perché le 5 yard non, cioè col terzo down è stato risultato in un incompleto, e quindi adesso dovremmo giocarci il quarto per chiudere un primo down. Ci aspetteranno probabilmente sulla linea di scrimmage, cioè la linea del primo down di centrocampo, lasciando solo un uomo dietro a controllare. Sarà una giocata piuttosto complicata, vediamo che cosa succederà. Vediamo che succede. De Grassi ha chiamato uno schema, Carolina va nell'huddle, effettua la selezione della prossima giocata. Stiamo per giocare un quarto e cinque per avere una nuova selezione, un nuovo primo down se superiamo la linea di centrocampo. Un doppio blitz in face. Four down, probably double blitz coming up. Flag, I think will be a delay of game. Yes, Italy. A penalty against Italy. False start, probably. And it's still four down for Italy. Now it's going to play from the 15 yards line and 10 yards to gain a new first down. Ecco, se prima era difficile chiudere quel primo down, adesso sarà estremamente complicato gestire un quarto e 10 quasi in chiusura. Sì, siamo obbligati a mandare un ricevitore dietro la linea di centrocampo, o più di uno ovviamente. Un paio per provare a dividere le safety. Adesso una finta di doppio blitz, solo una entrerà. Ed eccoci in mezzo, troppa fretta. Un po' troppa fretta e forse troppo vicini i nostri due ricevitori, perché c'erano appena un paio di yard tra l'Alessi e la Cicciù, che erano piazzate bene entrambe oltre la linea di centrocampo per prendere una nuova serie, però evidentemente un po' troppa fretta. Questo, anche se iniziava da una twins, andava a replicare un po' i concetti della piggyback, come la chiamano in America, in cui due giocatori partono uno dietro l'altro mirando la stessa zona e dividersi all'improvviso, certo, mettendo in difficoltà, la copertura difensiva. Si costringe in sostanza il difensore a fare una scelta, e se avesse atteso un secondo, ma neanche veramente, a dir troppo, un pochino di più, avrebbe trovato il suo bersaglio libero. And after this incomplete of Italy, now first down and for the midline on Team Sweden, who starts the first play with a tight formation, then a slightly roll out on the left side for a 2 yards gain for Team Sweden. It's going to approach the second down. Now we'll see if Team Sweden in this second half can recover a little bit the pressure they were suffering in the first half from Italian defense. Again, a tight formation, but the clock was stopped. There is a timeout called by coaches on the Sweden side. Now we'll see that both teams making huddle and receiving instructions by their coaches. Bene, insomma, vediamo che la situazione adesso è interessante. La Svezia ha chiamato un time out perché vuole non perdere l'occasione di rimettersi sotto col punteggio. Esatto, la scelta è abbastanza singolare. Usare un time out adesso, quando sei sotto di 13 punti, potrebbe rischiare di metterti in difficoltà nel two-minute warning, qualora tu dovessi ancora andare a recuperare. È evidente che però la Svezia sta riprendendo confidenza e potrebbe comunque rifarsi sotto. La difesa mi sembra ancora molto concentrata e comunque in grado di fermare l'attacco, che rispetto a prima non sembra aver subito grandi variazioni. Sì, in effetti è singolare questa ipotesi di chiamare adesso un time out, però evidentemente il coach della Svezia ha bisogno di registrare qualcosa, o punta a un big play o qualcosa che possa essere diciamo di risolutivo di questo drive. Vediamo che succede con questo secondo down. Ancora una formazione parzialmente chiusa, a kind of tight formation for Team Sweden. Second down playing shovel again, but Natalia Accardo, number 7 on Team Italy, stopped the run of the Swedish player number 23, if I'm right. No, I'm sorry, number 25. Yes. Sara Enderklint, who ran the ball for a 1 or 2 yards gain. Now we are approaching a third down. Spread formations, two on the right, completely misunderstood.
and the number 27 was crossing the field while the ball was thrown right in the middle between those two players. So incomplete, thrown to probably Nadia Westerlund by his quarterback number 12, Marianne Gimak. Nothing done, and four down on the field, Team Sweden, and a shotgun spread formation, two wide receivers on right side. Ancora un blitz per l'Italia che mette pressione alla Svezia. Buono il, la ricezione del numero 27 della Svezia, Nadia Westerlund, ma non riescono a prendere un primo down, ottima copertura difensiva, e quindi siamo pronti per rivedere l'Italia in attacco. Vediamo adesso le ragazze in maglia blu, maglia azzurra, che cosa riescono a fare per aumentare un minimo la, la distanza di punteggio. A good catch on Sweden team, nothing to do because no first down. Now Italy on the offense, Carolina Sgroi again, shovel and no catch, so the flag was detached at, on the second attempt by number 16 on Sweden defense, Mie Levin. She stopped the run of number 12 on Italy, Botti. Again a shovel in the middle for a 10 yards gain, and we are going to approach the second down and midfield, and we will see what happened with the next down. Second and 10 to gain a new series. Seconda e 10, Carolina Sgroi al lancio, scarica al centro per la Botti che si fa strada per quanto può, fermata al numero 11 Emily Hammerbach a 5 yard dalla linea di centrocampo. Good throw for Italian quarterback, number 9, Carolina Sgroi, who threw the ball to number 12, again a good gain, 5 or 6 yards. For a third down and 5 to the midfield. Beh, insomma, l'Italia muove la palla. L'Italia sta muovendo la palla, lo sta facendo in maniera molto aggressiva, cosa che è positiva perché continua a mettere pressione al quarterback avversario, Marianne Gimag, che sì, sembra molto soffrire il fatto di dover andare in rimonta. Carolina Sgroi sembra molto presente. Gioca in realtà molto molto bene questo movimento nel drawback, guarda a destra, poi attacca la fly a sinistra dopo aver sbilanciato la safety. È stata una buona giocata, il ricevitore di sinistra, il nostro numero 22, si è... che adesso... che la Postonia, Calypso Postonia. Calypso Postonia si è leggermente fermata, probabilmente non credeva che la sua quarterback l'avrebbe cercata all'ultimo istante, però diciamo che l'azione ancora una volta era riuscita, quindi la difesa era spiazzata. Basta crederci un po' di più. Sì, era un'ottima traccia, devo dire, si è liberata ottimamente, peccato il lancio era un filo lungo. Siamo nella stessa situazione di prima. Doveva fare due passetti in più, provare sì, a sì, ha rallentato un pochino in traccia, ma si può fare. So, after an incomplete on third down, we are going to play a fourth down, but the clock is stopped by coach De Grassi that asked for a timeout on Italy side. So now we will see. The last play was a nice attempt to send on a vertical route number 22 Postonia. She was really uncovered, but the pass was a little bit longer than how was supposed to be, and so before the fourth down for Team Italy to gain a new series after completing the, after making the midfield line, Coach De Grassi on Italy side called the timeout. Now again ready to play on royal blue Italian team in the offense, four down on yellow jersey Sweden team on defense. Carolina Sgroi, draw back, throw long, too long the ball, so nothing made. And a good coverage from number 5 on Team Sweden, Emma Jonsson. She's a tall athlete, so she can dominate the scenario right in the deep. And now Italy is approaching defense against the Swedish offense. They are ready to play. Beh, insomma, cioè siamo un po' sprecata questa situazione. Si poteva gestire un po' meglio, no? Una scelta... non proprio ottimale, però qui la difesa italiana fa valere una certa capacità. Natalia Accardo ha messo una bella pressione fino adesso il quarterback svedese
subisce ancora una volta un sec, abbiamo la palla sulle 1, quando l'attacco non ha chiuso, la difesa comunque si è fatta trovare pronta. Sì, riguardo l'azione di prima, curioso cercare un lancio deep in profondità, quindi a 5 yard dalla chiusura del down, quando devi far passare il tempo controllando la partita. Sicuramente Coach De Grassi avrà letto qualcosa che poi è stato mascherato dalla difesa avversaria e si è rivelato essere... Beh, lo dico da allenatore, ogni tanto subiamo una forma di ingordigia tattica per cui cerchiamo di fare il big play e magari mettere anche 6 punti sullo score, dici beh, proviamola, vediamo se va. Sì, sicuramente succede. In realtà, insomma, mezzo passo in più e magari cambiava la situazione. Sì, quello che assolutamente serve adesso è il controllo del tempo, il controllo della partita. Ne abbiamo parlato in un'intervista con Coach De Grassi dopo la partita con l'Austria, il controllo è la chiave di volta di questo torneo per l'Italia. Bene, adesso vediamo, ci informano che il nostro puntualissimo Gaetano Lombardo, che sta seguendo la regia video, ci informa che mancano circa 10 minuti, il tempo è fermo, è un time out credo che sta per finire. Now we have a timeout, it's going to finish actually, and we will see a third down with the Swedish team on the offense to gain a new series if they make the midfield line. So we are ready to watch more flag football from Grosseto for the 7th edition of the World Championship 2014. Third down. Terzo down, è tutto, sarebbe quasi da dire che è tutto adesso, per l'ennesima volta. È fondamentale controllare questo terzo down, fermare ancora una volta l'attacco svedese. Attacco svedese che prova a mettere dentro una shovel in sottomano per il numero 3, Veronica Blom, e che però non dà i risultati sperati, quindi in realtà anche loro stanno un po' provando a tirare fuori il coniglio dal cilindro, per cui Daniela Rubinzino è un po' ingenui forse in questa occasione. Adesso avranno un quarto. So we are going to approach a fourth down for Team Sweden. Good throw in the middle, but ball is incomplete. Ancora una volta fuori portata. Ragazzi, dovete allontanarvi dalla sideline. Ci state impallando continuamente. Ok, nothing done for Team Sweden. No gain. So now we will have Italy on the first down. Offense on the field and yellow defense. Carolina's Groy, shovel in the middle. To number 12 Botti, stopped by number 11 on Team Emily, on Team Sweden, Emily Hammarbach. So we are going to watch a second down and 15 yards to gain. Beh, insomma, la Svezia qui ha dato una mano all'Italia perché si sono messi un po' nei guai da soli. Esatto, eravamo partiti molto bene con l'attacco nel primo quarto. Poi ci siamo andati ad arenare sempre un po' da soli, a dire la verità. Sì, in questa partita siamo un po' artefici delle nostre fortune e sventure. Esatto, siamo un po' poco, non riusciamo a concretizzare, un po' poco concreti. Adesso. Bene, però questa corsa al centro va, La corsa al centro va, sì. Non sono riusciti. Più volte, il fatto che continui a funzionare in modo reiterato lo stesso schema per tutto questo tempo la dice lunga sullo stato di confusione della difesa svedese. Assolutamente. E nel frattempo ci troviamo sempre nella stessa condizione, a giocare un terzo down e 5-6 yard per chiudere, che fino a qui negli ultimi drive abbiamo sbagliato per un quarto down. Vediamo, esatto, se riusciamo a concludere qualcosa di diverso adesso. Probabilmente una volta sbloccata questa situazione riusciremo ad arrivare fino in fondo. Well, now it's third down, Team Italy, 7 yards, and probably now we got a first down and something more, because the first attempt to stop the runner number 12 Botti was not completed, so after the second try she was stopped about on the 15 yards line to the goal line, and this in the middle run is giving some satisfaction to Italian coach staff, so they're still making this selection. Quarterback under again in the middle, and oh wow,
There is a good stop by number 5 on Sweden defense, Emma Jonsson, but we can see also a couple of flags on the field. So probably an unruly conduct by the runner. Probabilmente we will see. Trattenuta illegale, ho visto una maglia allungarsi. Sì. Una trattenuta illegale che adesso vediamo che tipo di penalità risulterà. La crew arbitrale sta ancora discutendo sull'applicazione, adesso vediamo il capo arbitro che si rivolgerà, speriamo, verso di noi per indicarci la penalità e l'applicazione successiva. C'è un fallo personale contro la difesa, quindi questo genera un'applicazione sullo spostamento della palla, è un primo down automatico che vede l'Italia in una posizione vantaggiosissima perché la palla è sulle 4 e quindi adesso l'attacco italiano è veramente nelle ottime condizioni per segnare. After the penalty against Team Sweden is a first down and goal, and still in the middle with a shovel and another flag on the field. Before we had a penalty against Sweden for an automatic first down, and after that this middle run, a shovel pass again, something that it's really gaining yards for the Italian team, but another flag is on the field, so we have to wait what's the call by the referee and the crew that is still discussing. Now while we are watching this game, the new teams are approaching the field. Can you see right in the middle, Team Spain, men team that is warming up and preparing to play against Team Panama. It's right behind my back, so probably we cannot show you. But now the decision is made, so looking at the ball is against Team Sweden. So Italy is still playing first down and goal on the 1 yard line. Carolina Sgroi, dopo la penalità, applicazione, un primo e uno al centro, giusto nel mezzo, ridà la palla immediatamente al suo centro, la Botti, numero 12, sì, implacabile in questa ultima selezione. Bisogna dire che negli ultimi drive la Botti ha letteralmente trascinato l'attacco. Non è facile in questo sport fare, diciamo, quello che si chiama after catch, prendere una palla, ricevere un pallone e poi guadagnare yard dopo la ricezione. Nel caso specifico la Botti più volte ha preso palla appena una yard a due di distanza dallo snap e a quel punto ha guadagnato anche a 15-20 yard a botta. E adesso ha segnato l'Italia, abbiamo quindi 19-0 sul tabellino, questa è la trasformazione da 1. La Carolina Sgroi sta cercando qualcuno nel mezzo, ma il lancio è ben coperto dalla difesa, dal profondo svedese. Adesso rimane un attimo a terra, pensiamo non sia nulla di grave, il difensore in maglia gialla, il punto non viene realizzato, restiamo sul 19-0. After the try, Italy is not scoring more, so the team Italy is still leading 19-0. A good mid run by number 12 Botti, still shovel run by her quarterback Carolina Sgroi, number 9, for another 1 yard gain and score a touchdown, and after the try no more scores on the scoreboard, so Italy is still leading 19-0. Actually we are waiting what happened in the end zone, because there is a Swedish defender actually under control and checked by medical services, probably nothing dangerous, but she suffered a hit or something that is giving her some pain, so I can think that she will be ready to play back in a couple of minutes. Now while the team are waiting for referees, you can see again Team Spain preparing next game in this field. And mi dicono, I'm having the information that probably she's suffering something on the shoulder, so she's going to be under treatment, and we will hope this not a big injury to her, so we wish
we wish her, her the best. Now she's standing, so she's able to walk and go back on the on her side. And we don't know if it's a dislocated shoulder or just a hit, but I guess she's recovering after these small injuries. Medical service taking care of her. And we are ready, probably after the whistle, to start again with Sweden in offense on the 5 yards line. And we have to probably around 5 minutes left on the clock. So I ask our directors if something can shake. And I'm having the information that it's 4 minutes and 14 seconds left on the clock. Bene, insomma, dopo questo lieve infortunio al difensore svedese restano 4 minuti e 14, l'Italia ha segnato ancora. Sì, adesso la partita è proprio ancora aperta. La partita è comunque aperta perché il tempo c'è, la Svezia non ha brillato nell'ultimo periodo, adesso vediamo che fanno, è un trick play ancora. La palla viene picciata a un ricevitore che poi lancia al centro, è un completo, non male il guadagno, sono a più di 10 yard. Abbiamo visto in azione il numero 27 della Svezia, Nadia Westerlund, che si è distinta per essere riuscita a prendere questa palla su questo trick play, ha guadagnato al centro, siamo a un secondo e 10 per la Svezia in maglia gialla. After the trick play, second and ten for the midfield gain. Team Sweden, fake reverse, a deep pass right in the middle, but the cover, the Italian coverage was good on defense, so number three on Sweden roster, she wasn't able to catch the ball, so it's third down and midfield for the team in yellow jersey. Sì, per fortuna il wide receiver svedese non si è girata, non ha trovato il contatto visivo col quarterback, poi sotto pressione il QB in maglia gialla ha dovuto per forza tentare il lancio, sì. Chiaramente non si sono trovate. E poi mi è sembrato di vedere che sulla traccia la palla fosse un po' indietro rispetto al punto, sì, in cui si sarebbe dovuto verificare. Probabilmente per un po' di mancanza di fiducia nei compagni. Sì, anche perché rollava in drawback, per cui comunque abbastanza complicato. Adesso andando più sul semplice è un buon completo che viene coperto dal nostro difensore Catena Bonini, numero 30. Muovono la palla, adesso sarà un quarto e sei, quarto e cinque. Sì, la Svezia sembra aver capito, insomma, adesso che deve cercare di giocare semplici con guadagno. Infatti, immaginare giocare poche cose sicure andare. Sì, now, fourth down for Sweden after a good catch. Is still on the ball and not bad. A good throw right in the middle. A good catch by number 27 on the yellow jerseys, Nadia Westerlund. She made the first down. No, she didn't. Ah, okay. I was the catch. I saw the catch. I was wrong. I'm sorry. So it's not catch the balls. The ball was incomplete, and we will have the first down on the blue team. Italy team has a nickname, the blue team. In this case is the flag football team, and we are having information now that it's a 2 minutes warning, so 2 minutes left on the clock. Carlos Groy ready to catch the snap. She got it. She threw the ball to Alessandra Cicciu, that is jogging a little bit with the ball, and the ball handling is not really good this time, so we'll be second down again on the same spot. Sì, l'abbiamo vista già incerta già un paio di volte la nostra wide receiver numero 82. In realtà ha dimostrato di avere grandissime potenzialità, quindi siamo fiduciosi del fatto che questo sia probabilmente soltanto un marginale calo di concentrazione che tornerà a farsi vedere magari nella prossima partita o già nei prossimi drive. Sì, beh, adesso magari si è calata anche un po' la tensione. Sì, sì, ci sta che ti senti alla fine della partita, sei in controllo, su di 19. Team Italy runs the ball again, ready to middle, a shovel pass for another run by number 12, Botti. She got 4 or 5 yards for a third down on the 15 yards line to the middle field, and probably the last drop was caused by kind of too much
trust in herself by number 82, Alessandra Cicciu. She's right in the middle now. Carolina Sgroi threw the ball to Federica Alessi, number 25. She ran a kind of vertical pattern to be free on the side, but there is a flag on the play right in the backfield. We will see what the call will be by the referees of this game. Il tentativo della Sgroi è stato in qualche modo non reso più difficile forse da una penalità subita dal nostro quarterback sul backfield del nostro attacco. Vediamo adesso quale sarà la chiamata, a giudicare dalla posizione dell'umpire, del signor Nam, che in questo momento ha la palla. Sarà un'applicazione contro la Svezia. C'è stato un chiarimento tra il capo arbitro e il coach delle ragazze in maglia gialla. Adesso vediamo cosa sarà la chiamata. Vediamo, c'è un fallo personale contro la Svezia. È un'amministrazione di penalità dal previous spot, quindi dal punto in cui la palazzina si è giocata per la prima volta, per un fallo personale. Rimane terzo down, personal foul against Team Sweden, still third down after the ball is moved to the 7 yards to the midfield line, still third down, 2 million on the offense. Carolina Sgroi, shovel in the middle, another run. Now it's before or after the line, beyond the line, we don't know really. Was stopped, the run was stopped by number 11 on Team Sweden. The player, she is Emily Hammerbach, and in the background you can hear Panama cheering and be prepared for next game. Sì, quello che abbiamo visto era un'azione un po' al limite, nel senso che nel flag football lo spot del pallone si posiziona nel punto di massimo avanzamento della palla, quindi se certo. Mentre corre un uomo allunga le braccia, cioè l'uomo, il giocatore che porta la palla allunga il braccio, ecco il punto è quello del... Però abbiamo avuto un primo down, per cui hanno valutato esatto. Che il placcaggio è avvenuto, esattamente. È avvenuto oltre il punto di metà campo, quindi abbiamo preso un primo down dalla metà campo, e il tentativo che era un lancio di Carolina Sgroi sul profondo, comunque incompleto, è risultato vano. C'è stato forse un eccesso di carica e di agonismo della Svezia nei confronti della nostra giocatrice. Non ho capito perché la palla si è spostata, perché non ho visto una flag sul terreno. No, non... Avevamo un primo down sulle 50, adesso abbiamo un secondo down 10 yard più indietro, quindi forse è stata amministrata una penalità, adesso magari... Non è stato particolarmente chiaro. O forse c'è stato un sec, per cui è stato valutato sec valido, sì. Il tentativo precedente su Carolina Sgroi che ha generato un arretramento della palla. Sì, c'è stato, come dicevi tu, un eccesso di agonismo e vedo anche una carica di aggressività piuttosto strana, probabilmente... perché insomma tutti vorrebbero arrivare alla vittoria in questa competizione. Chiaro. E poi tutti volte... vorrebbero segnare almeno un touchdown, quindi certo, questo diciamo è più che giusto. Abbiamo visto più volte in realtà la blitzer svedese schiantarsi sopra la nostra quarterback. Bene, adesso vediamo. Allora, now we will have a second down after the Italian timeout. Still second down, and after the sack, Italy suffered by Team Sweden. So a very good play for the Swedish defensive team. Italy on the second down, right on the ball right now. Second and goal. Vertical. Good interception. No, she didn't make it. So... The good attempt to intercept the ball by number 5, Emma Jonsson, was incomplete, so will be a third down for the Italian offense. Chicos, no veo nada.